Buongiorno signori, buongiorno a tutto il gruppo Lotto di Padre Pacifico. Allora, vi ho invitato mercoledì domani sera, 16 febbraio, a un evento particolare, quindi a una serata tramite Zoom, quindi ci possiamo vedere faccia a faccia, dove andremo a parlare dei dubbi che avete sul Lotto, sui metodi che avete visto fino adesso e soprattutto andremo a parlare della data di nascita, di come farla bene, ok? E di un metodo, anzi, diciamo un paio di metodi fissi, ovvero vi andrò a spiegare bene come prendere questi metodi fissi, metterli insieme tra loro e ricavarci numeri. I metodi fissi quali sono? Sono i metodi che uguali per tutti, cioè che si possono fare in ogni singola ruota, ma che sono dei metodi che posso applicare sia io, sia tu, sia un altro, senza dover personalizzarli. Quindi sono diversi dalle date di nascita. La data di nascita, vi anticipo, sto preparando un sistema apposito che ti dice come giocare, quindi ancora più evoluto dell'attuale calcolatore che magari molti di voi avete, ok? Quindi un altro calcolatore, diciamo, sì, verrà sostituito da un altro calcolatore, una bomba. E vi farò vedere l'anteprima. Quindi iscrivetevi chi vuole venire in Zoom domani sera, perché parleremo appunto di questi metodi qui. Intanto, nel frattempo, chi si è iscritto qui in basso, lasciando la mail, qui perfetto, ha ricevuto un metodo che è il metodo del quinto estratto. È un metodo portato in tabella, cioè intabellato, è già fatto. In pratica, andiamo a vedere subito, così facciamo prima. Chi ha ricevuto la mail ha potuto scaricare, ecco qui da questo tasto, questa è la mail che si riceve, dove c'è chi lascia le mail per partecipare alla Zoom di domani sera, riceve un omaggio. Eccolo qui, la tabella del 5x5. Eccola qui. Che cos'è la tabella del 5x5? In pratica è già il metodo intabellato. Cosa vuol dire? In pratica è un metodo che si applica al quinto estratto. Ok? Al quinto estratto della ruota si va a prendere il numero, lo si moltiplica per se stesso e si fa meno 90. Esempio, 2x2, vedete dove c'è un 2? Quando trovate ad esempio un 2, 2 per 2 fa 4, 4 meno 90, 68. Ecco qui. Quindi qui è riportato il primo numero e il secondo numero, addirittura in forma vertibile. Ok? Quindi se esce, vedete, il numero X, giochi il numero Y. Ok? Se esce 31, giochi 82. E potrebbe anche uscire 16 o 29 come abbinamenti. Però l'82, diciamo, questo è un metodo per estratto, ok? Che si può fare al quinto estratto. È molto utile perché ci sono dei numeri che funzionano di più, poi ve lo dirò domani sera, dei numeri che funzionano di meno, delle ruote che funzionano di più e delle ruote che funzionano di meno. Quindi è molto importante perché si va a prendere il quinto estratto. Ok? Faccio solo un piccolo esempio, poi domani sera vi dico i numeri migliori. Esempio, se prendo l'estrazione del lotto, questo metodo nasce su Venezia. Quindi prendo, non lo so, facciamo un esempio retroattivo, 33 Venezia, eccolo qua, del 1º febbraio. 33 Venezia, ok? Benissimo, 33, vado nella tabella che ho scaricato, andiamo a prendere, dove sta? Ecco qua, vado al 33 e mi porta 90. Perché 90? Perché poi se vado a fare con la calcolatrice 33 per 33, anche se qui è già fatto, è già intavolato, questo è il bello. Fa 99, 99 nel 90, infatti, meno 90, 99, meno 90 è 9, 09, quindi al contrario è 90. Già qui ci dà il numero girato, capovolto. Poi ci dà un altro abbinamento, ok? Quindi qui ci dice che il 33 porterà il 90. Esempio, andiamo a vedere. Quindi su Venezia, e un occhio forse su Milano, ma di meno, che è diametrale, quindi partendo da qui, questo 33, andando avanti, scorriamo, ci porterà un 9, eccolo qua. 90, in questo caso se ne va 9 a Milano, quindi se ne va il diametrale. Vedete? Poi esce anche 54, vedete, Milano. Quindi da studiare questo metodo perché i numeri escono, bisogna quindi vedere se vanno più, su che ruota vanno di più. Vi farò vedere come si fa la statistica. Ok? Vi farò vedere, ecco qui il 90, poi esce lo stesso a Milano, vedete? Vi farò vedere che statistica fare, come si fa la statistica, ve la farò vedere anche sulla tua data, sulla vostra data, così non sbaglierete. E sicuramente chi ha il calcolatore ha un vantaggio in più, perché si fa prima, è inutile a fare. Quindi l'obiettivo è fare dei calcoli in maniera più veloce, ma capirli. Ok? Dopodiché vedremo il metodo del 6 e del 9, del terzo estratto, quindi prenderemo
in esame un bel po' di cose. Nel frattempo, voglio andare con voi un attimo nel calcolatore della data di nascita. Ecco qua. Molto importante perché, signori, chi è il calcolatore della rinascita ha un mondo, ha in pratica una marea di previsioni. Qui domani io proprio qui mi concentrerò anche. Vi farò vedere come si fa la statistica della data, qual è il numero da prendere, qual è la previsione, ok? Nel frattempo vi dico questo. Inserendo la vostra data di nascita, ok? Molti mi chiedono, Davide, ma io quale numero devo giocare? Non lo so, non so come funziona. Ok, beh, ti dico così, guarda. Adesso facciamo una prova tecnica proprio con la mia data, quindi andiamo a vedere proprio che numeri mi dà e me la salvo. Innanzitutto devo conoscere la mia data di nascita, ok? E vi ho detto l'altra volta che se io faccio un po' di prove retroattive, prima di andare qui nell'ultima estrazione a prendere quella buona, se vado un po' indietro, ad esempio 29 gennaio, calcola, prenderò sicuramente le previsioni in giallo che si ripetono, questo è sicuro. Quindi io dalla mia data non andrò a prendere tutte le previsioni, ma andrò a vedere cosa mi generano tutti i calcoli. Questo è il bello, che io qui con un clic ho fatto generare la mia data di nascita in base alle figure della mia data di nascita, ho fatto generare 10 previsioni. Tra queste 10 io vedo chi si ripete e il sistema lo dà già in giallo. Eccole qui, ad esempio: Bari Napoli, Bari Cagliari, Ambata, sempre detto che è il secondo numero, ok? Quindi il 71, 19, 71. In questo caso è 71, 19, quindi è il contrario. Quindi tecnicamente sono due ambate, potrebbe essere un ambo, 17, 71, 18. Ricordiamoci che 19 diventa 18, 81. Ma l'ambata sicuramente è questa qui, 71, ok? Abbinamento 23, vedete, abbinamento 67, quindi 71, 32, 71, 23, ok? E così via. Questo è un ambo probabile. Oppure 18 e 71, 81, 71, ok? Quindi vanno presi in questo modo qui. Per quanto riguarda l'ambo o la sorte superiore, per quanto riguarda l'estratto, sicuramente è questo qui, il 71, che si ripete. Ok, certamente potrebbe uscire 81, sono due ambate, diciamo. Quindi cosa dovete fare voi prima di giocare? Dovete trovarvi queste condizioni dove si ripetono le previsioni qui che sono anche in giallo, sottolineate, e andare a vedere come si muovono. Ok, quindi qui vi ho dato questo calcolatore, guardate, per fare tantissime prove e vedere come si muovono. Quindi un appunto ve lo dovete prendere e vedere se tutte le volte che ci sono state queste condizioni, se ha funzionato prima cosa, cioè se è uscito il numero o i numeri, in quanto tempo e come sono usciti. Questa roba qui ve la farò vedere qui domani sera. Però nel frattempo si può capire. Fare delle prove sul passato qui è facile perché basta annotarsi quello che accade. Se fate le prove sul 18 gennaio, scrivete sul foglio 18 gennaio quello che è accaduto in base a quello che avete voi scelto di prendere. Ok? E in quanto tempo? Quindi vi fate uno storico di quello che è accaduto. Comunque domani ve lo faccio vedere bene. 29 gennaio, calcola. Qui c'era 71, al primo colpo esce 23 e 61 purtroppo, però vedete poi esce 19, poi esce 23, poi esce 19, poi esce 71, vedete? Quindi qui rendersi conto che il numero esce e rendersi conto del tempo, perché in base ai tempi la persona capisce quando giocare, quindi bisogna farsi un attimo la statistica, non giocare subito colpo senza sapere che è successo prima. Ci si basa su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo. Il periodo è 12 estrazioni, un mese. Un periodo buono per capire la frequenza. Ok, ad esempio qui andiamo avanti, Firenze e Genova. Ecco qui, Torino-Venezia, altra condizione. Milano-Venezia, 47, 47, ok, vediamo, col 71, qui comunque l'ambata è 47, anche qui 47, vedete, è la stessa. Vediamo, verifica. Qui tre colpi va a vuoto, vedete, quindi i numeri sono quelli lì proposti. Vanno a vuoto nei primi colpi. E dopo iniziano a uscire 47, ok, 34, quindi 47 esce su Milano. Vedete l'ambata, ce la dà. Voi dite l'ambata che ci faccio? Non ci faccio niente. Beh no, se voi capite i numeri e capite come giocare, vi fate una statistica che io vi darò e fra un po' sarà evoluta, quindi proprio per questo fine mese dobbiamo riuscire a darla evoluta a tutti, quindi molto più facile, ambi e terni molto diretti, allora capirete già adesso come fare questa ambata. Perché qui, ok, esce dall'ambata. Ma ci poteva dare benissimo l'ambo, quindi come fare? Andare a vedere se le previsioni ripetute pagano, se i numeri sono presenti i numeri gemelli, queste sono domande che dovete farvi. Qui non sono presenti i gemelli, vedete? Facciamo un altro esempio, guardate, andiamo, non lo so, 27 gennaio, calcola. Eccola qua, 22, Bari Cagliari, 74, è gialla, ripetuta, io vado a trovare prima se c'è qualcosa di ripetuto.
cioè di simile, non c'è. Ok, quindi se io dovessi giocare il 27 gennaio e devo giocare per il 28, io vado anche prima a fare il calcolo. Vado qui, 22, 25, 27, è qui che vado a vedere i numeri da giocare per il 29. Ok, non è che vado solo al 27. Ad esempio, parto da qui. Se devo giocare il 29 gennaio e non so che cosa esce, vado dal 22 a calcolare. E mi concentro, vedete, su previsioni del genere, Bari-Cagliari, Bari-Napoli, 67. Qui c'è un gemello, 87-78. Qui giù non c'è altro simile. Ok, poi che cosa faccio? Guarda, quindi mi tengo da parte questa un attimo. Vado avanti. Calcolo anche al 25. Vado a vedere se Bari-Cagliari, guardate, è presente ancora 78-87. Quindi mi baso su quella lì del 22, ad esempio, perché qui nel 22, calcola, vedete, c'è un 87-88 rosso, anche qui Bari-Napoli, quindi Bari si ripete, e c'è un 67 con Ambata, quindi questa qui la tengo un attimo memorizzata, vado avanti, vedete, scorro dal 22 al 25, quindi faccio il calcolo al 25, noto che c'è ancora 87, va bene, guardate, noto Bari-Napoli c'è ancora un 22, ok, che prima c'era 22. Perfetto, quindi i numeri sono questi, rivediamo il 22 gennaio. Ah no, qui c'era, 22 era prima, scusate, quindi c'è 67. Andiamo avanti, quindi c'è un 87 che è sicuro che esce. Andiamo al 25, calcolo, e ancora, vedete, il 25. Ok, mi dà quel numero lì, l'abbiamo visto, il 27, scusate, andiamo avanti, tre estrazioni, prima del 29, e qui ritrovo un 22, eccolo qui, un 12. Quindi andiamo a verificare che è successo dopo. 87 a colpo, ecco qua, non si è abbinato col 67, col 41, con l'86 è uscito, il 22 e 12 non è uscito, 78 però è uscito a primo colpo, 87, andiamo a rivedere com'era, qui signori l'ambata è più forte, se la prendete a colpo, però vedete è uscito il 29, io l'ho presa dal 22 al 25, l'ho presa prima, vedete qui, 87, ok, andiamo prima. Al 22 c'era l'88, 88 diventa 87, il primo vertibile, ok? Verifica. Addirittura c'era uscito, guardate, 25, è uscito a colpo, uscì 78 a colpo. Poi uscì doppia ambata, 88, 87, 86, vedete? L'86 era l'altra ambata e il 22 c'è il 23, quindi vedete? Poi un'altra tecnica molto importante, signori, è la tecnica del più e meno 1, che tecnicamente potrebbe farvi fare l'ambetto. La tecnica del più e meno 1 ai numeri, tenetela presente, è fondamentale. Però dovete entrare nei numeri, fare le prove e capire che se vi escono più o meno, il numero c'è. Quindi vi giocherete il più e meno. Perché guardate qui che è successo. L'80, 88, 86 anche, guarda, 86, quindi dal calcolo del 25, prima del 25, meno 2, eccolo qua. Io qui avevo questo numero qua. Perfetto, l'87 che è gemello. Al 25 gennaio avevo un 68 giallo, vedete? E un 22 giallo. Ok, quindi l'86 me l'ha dato, vedete? Andiamo avanti. Pari. Eccolo qua, 86 con l'88, che invece del 23 è il 22. È importante questo capirlo. E c'è anche un 68 giù, 68-87, anche a Napoli, 68-87. Perché l'ambata gialla, che è forte, si è abbinata con l'87-78 che derivava dall'88, che è un numero che è scoppiato. Guardate qui, il terzo colpo, Napoli, 68-12. Il 12 è il 22. Eccolo qua, il 22 scoppia in 12-21. Qui cosa avrei messo in più prima? Avrei messo sicuramente questo 11-10. Avrei messo anche al 22 gennaio il 41. E questo qui, scusate, è 67, perché non l'avevo anche qui. Però non si è visto. Ma era un abbinamento, cioè io preferisco, per farvi capire, quando trovo previsione ripetuta, ok, come in questo caso qui, Bari-Cagliari, Bari-Napoli, vado a giocare più la ruota che si ripete, quindi Bari, più Bari, Napoli-Cagliari, oppure tutte le ruote per recupero. Ok? Vado a preferire, se trovo questi gemelli, ripetuti questi, come ambata principale. Che poi, guardate, me lo ritrovo anche al calcolo del 20, dell'estrazione successiva, quindi eccolo qua, preferisco questo e basta. Poi questo qui è buono perché è giallo, vedete? L'11 non è giallo, ma lo 68 è giallo. Vuol dire che si ripete nel calcolo. L'87 perché mi piace? Perché si ripete qui al 25 gennaio, ma si ripete due volte al 22 gennaio. Infatti verifica, primo colpo, ecco qui, il gioco del più e del meno, guardate, 79, 69, 68, vedete? 88, 86 e così via. Napoli recupero anche 68, 87.
68, 12. Lavorate su questi numeri qui, vedete quelle ambate, 78, l'1 e 67, eccoli qui, numeri mancanti, era quell'11, 1, 10, 1 col 67, l'ambata di prima, che mi mancava, che si ripeteva, comunque era gialla. Quindi dovete fare attenzione a queste cose qui, a molta attenzione, perché l'estratto paga se lo individuate bene, lo prendete a colpo 2, e va bene così, prendete qualche soldo in posizione, posizione e recupero sull'estratto semplice. Ok, questa è una modalità di lavoro, non cercate sempre il lambo secco e il terno secco, è difficile, signori. È difficile. Cercate di capire come funziona il sistema, di fare delle prove, domani sera vi faccio vedere la statistica come si fa, e poi andate a mettere in gioco qualche. Ok? Perfetto, quindi cosa farei oggi io? Questa è una bella domanda. Io ho già preparato i miei numeri di sera, eh? Ok, quindi anche un'altra cosa importante. È inutile che diamo numeri al pubblico. L'automatica non le fa uscire, dai, su. Diciamocelo chiaro, è inutile che continuate ancora a fare così. Dovete trovare i vostri numeri, perché se capite la tecnica, le giocate sono vostre, sono poche giocate che vanno in giro. È inutile dare i numeri a tutti. Si sa, ok? Non parliamo di numeri pubblici, perché non vanno tanto, dai signori, vanno una volta sì e 10 no. Quindi trovate i vostri numeri, perché potete vincerci voi con le tecniche. Pensate a voi stessi, non guardate. Molte volte molti voi dicono, ma tanto se tutti quanti giocano numeri diversi, qualcuno vince. Ma che te ne frega? Tu che lo dici, cosa te ne frega? Pensa a te, hai queste tecniche, ti sto dando qualche informazione, falle tu e prova. Non pensare agli altri, non pensate a quello che fanno gli altri, pensate a voi stessi. Cosa vi interessa se una persona gioca 1 euro o 1.000 euro o se vincono tutti o no? Cosa ne frega? Pensate a voi, le tasche sono vostre. Giusto? Quindi andiamo qui. Se oggi è 12 febbraio, l'ultima estrazione, io comincerò dall'8. Oh, 3 volte dietro. Almeno, mi vado a cercare le condizioni. Già una la vedo subito. Cagliari, Palermo 70-20, eccola qui. Bari c'è un 90 solo. Bari c'è un 70. Cagliari-Palermo, Bari-Cagliari. Cagliari si ripete un 70. Ok, lo verifico perché mi sa che è uscito. 7 al primo colpo. E 9. Il 90 solo. Guardate, 7 e 9. Vedete? I numeri li ho individuati. Sono usciti girati, prima colpo. Cioè, li ho individuati prima che controllavo, vedo? Vedete, 77 e 9. Perché 9? Perché qui c'è un 9 da solo. Che l'ha portato a Cagliari, va bene. Bene così, Bari-Cagliari sono legate, con Bari-Napoli tutte legate, come ruote. Ma qui adesso che c'è ancora da sistemare? C'è questa qui, ma non è molto forte. Vedete, Milano-Venezia, Palermo-Roma, 14-76, ma sono ruote diverse, non mi interessa. Qui che c'è? C'è un gemello, Milano-Napoli. Questo qui potrebbe essere uscito, ad esempio, questo bel gemello qui, verifica. 43 è uscito qui, è l'ultima stazione, vedete? Ok, andiamo avanti. Scorriamo, vado al 10 febbraio, ho scartato l'8. 10 febbraio, a occhio non mi dà molto, però mi dà un 75 rosso, 57 barre, ripetuto, vedete? E c'è un 15 che si ripete, anche se non è rosso, ma è una previsione che si ripete anche qui nell'abbinamento, quindi 15, 57, verifica. È uscito 51, e quindi è anche a Napoli uscito. Quindi questa qui la scarto, vedete la scarto. Me ne vado. Questa qui è l'unica gialla di Cagliari-Palermo, poi c'è una di Genova-Torino. Beh, questo 39-83, vediamo che ha fatto. Genova-Torino non è uscito, ok. Lo tengo d'occhio. E 27-63. Ha dato 63, quindi prendo le gialle. Mi è rimasta Genova-Torino che mi dà 51, 39, 57. Quindi calcolo al 12 febbraio. Mi tengo in mente Genova-Torino. Adesso mi dà 28, quindi niente, non mi piace. Qui adesso che mi dà Bari-Cagliari 33, 21, 40, 50 e 20. Tecnicamente la mia data adesso mi dà tutte le previsioni confuse. Mi dà ancora il 57, vedete? Non lo ripete. Qui mi dà un 33 che potrebbe essere 23, questo mi piace perché è gialla su Bari, e è gemello, e si ripete col 21, e 57, vedete, mi si ripeteva al 10. Quindi Bari, Cagliari, io andrei a fare questo 57 adesso, 75, lo giro proprio, ecco qua, 75 col 23, 75 col 32, 75 con 21, lo vado a fare, quindi salvo questa. Vedete, l'ho salvata nella mia lista previsioni, eccola, e ci vado, eccola qua, e ci andrò a lavorare, ok?
Andrò a vedere se questa sera mi dà. Però è il primo colpo, quindi potrebbe anche saltare uno, perché nuova, l'ho presa nuova, anche se il 75, vedete, viene dal 10 febbraio. 15 l'ha dato, 51 l'ha dato, quindi tecnicamente su Torino, ok, un bel 83 ce l'ho, però dovrei lavorare con qualche metodo fisso su Genova-Torino, ok? Quindi questo andrò a fare adesso, aggiungere qualcosa, che qui non vedo ripetizione, altrimenti mi bastava il calcolatore. Però non è finita qui, il calcolatore ha una storia, si utilizza anche in un certo modo, si fa una statistica, che vi farò domani sera. Quindi io vi dirò come si muove la data di nascita, così non perdiamo tempo. Dovete farvi una statistica che poi arriverà evoluta, automatica, una bella sorpresa. Quindi domani sera vi accenno tutto. Collegatevi, registratevi e vi regalo appunto il metodo del 5x5, che domani vedremo. Ciao signori, vediamo se questa sera dà questo 75. A parte che su Barricari non voglio dare previsioni pubbliche, l'ho detto, sono indicazioni perché poi non escono. Però i numeri di oggi nella lista previsioni 75, 23, 32, ok? Come ambi. 75 l'ambata, 23 la seconda ambata, più su Bari. Vediamo se poi se ne va giù, ok? Tutto qua. Quindi la giocata sarà formulata e sarà strutturata così come indicazione, ok? Ciao a tutti, registratevi, vi lascio sempre il link qui per domani sera, ore 21. Ciao!